Amici telespettatori, siamo tornati alla Galleria Il Collezionista per una mostra internazionale. Alla mia sinistra abbiamo il presidente della galleria, Roberto Giuliani. Ciao Roberto, come sempre ti chiedo una tua brevissima introduzione alla mostra. Volentieri. Noi siamo molto lieti di presentare l'artista Damaris, una scultrice che ha ottenuto notevoli successi sia in Italia che all'estero, e siamo molto felici quando gli artisti ottengono dei riconoscimenti così importanti, perché capiamo il lavoro e l'impegno che mettono sulle loro opere. E la ringraziamo anche per aver scelto la Galleria Il Collezionista per la sua prima personale a Roma. The CEO of the gallery, Roberto Giuliani, makes many thanks and congratulations to the sculptor Damaris Zehntmeier. She gets many commitments to prepare and to make these wonderful sculptures. And we are so happy for the first solo show in Rome of this amazing artist. Ai nostri microfoni anche l'art director della Galleria Collezionista, Gabriele Giuliani. Ciao Gabriele. Allora, una tua breve opinione su questo bravissimo artista. Sì, sono molto felice di ospitare qui nella nostra galleria l'artista svizzera Damaris Zehntmeier. È una scultrice molto importante perché lavora molto bene la materia, crea delle sculture davvero particolari che sono pregne di intimità, di sentimento, di temi anche sociali, come per esempio i profughi, le persone che fuggono dalla guerra e che arrivano nell'Europa devastate a livello interiore da queste situazioni davvero drammatiche. E quindi rinnovo tutti i miei complimenti ad un artista che lavora da anni nel mercato dell'arte e merita tutto il successo che sta avendo questa sera qui da noi. This evening we have a very special event here at the Gallery Il Collezionista. We have Damaris Zehntmeier, a wonderful artist, a wonderful sculptor. She works very fine the materials which we create this wonderful art. She works with many feelings and hopes for our lives, and she take also some social meanings and emotions, because she talks about the people who escapes from the war, and so it's a very dramatical sometimes meanings, and I am so much grateful for this kind of art. Entriamo adesso più nella parte critica insieme con la dottoressa Elena Gradini. Ciao Elena e bentornata come sempre ai nostri microfoni. Iniziamo leggendo queste splendide opere. Sì, intanto un grazie a voi, è sempre un piacere essere qui. E io passerei subito all'analisi delle opere di questa artista strabiliante, Damaris Zehntmeier, svizzera appunto. E che cosa ci mostra questa artista? Quello che abbiamo scritto nel testo critico: metamorfosi dalla materia all'anima, perché è quello che in effetti l'artista restituisce. Una materia, in questo caso ci troviamo davanti a una pietra di fiume, e questa materia viene quindi plasmata con una modernità assoluta fino a restituire un'immagine finale, quindi l'immagine di un uomo. In questo caso l'opera si chiama Überlebt, quindi oltre la vita,
e quindi è un uomo che si eleva dalla materia, quindi in una metamorfosi verso l'anima, verso lo spirituale. C'è una modernità antica, una modernità che era appartenuta ai grandi dell'arte italiana, pensiamo ad esempio a Giacometti, quindi queste sculture esili, fragili, quasi scialbate, e quindi è importante questa contrapposizione, questa tensione tra l'anima, la materia e i materiali, anche perché per l'artista è fondamentale la natura, che è la sua prima fonte di ispirazione, quindi il paesaggio, i materiali che la natura offre, il mare, il processo evolutivo biologico che coinvolge tutti gli esseri viventi, quindi dalle piante, come vedremo con le altre opere, le farfalle, l'umano, quindi nessuno è escluso da questo processo biologico che diventa poi un processo creativo. Good evening to everybody. Here we are in Rome to Galleria Il Collezionista, and with thanks to President Roberto Giuliani and Gabriele Giuliani, artistic director. They are very proud to exhibit this very masterpiece in Rome from 25 years ago. They are present in the art scene, Italian and international. And for example, this evening we talk about an artist, an important artist who came from Switzerland, and she is Damaris Zentmeier, and it's very important to talk about this sculpture. This sculpture takes inspiration by the nature, by the sea, the sky, the ground, and it's very important to understand and underline this great contamination between the nature, the mind of the artist, and the masterpiece of itself. E in questo caso noi analizzeremo un'altra opera che si chiama Alcea, e quindi ha un nome antico, importante, un nome mitologico, quindi ancora una metamorfosi dalla materia all'immagine e quindi attraverso l'anima. In questo caso l'artista ha realizzato quest'opera servendosi di juta, quindi un materiale povero, una juta che viene pressata e viene poi avvolta intorno a se stessa e trattenuta con dei cavi che vengono poi lavorati a mano, quindi una grande manualità. Da questa manualità, che si sviluppa proprio come il calice di un fiore, emerge quindi questa figura femminile. Quindi ancora una volta vediamo la contaminazione di due universi, la natura e l'animo umano, quindi nessun artificio, nessuna realtà prepotente, soltanto un dialogo esistenziale tra la natura e l'uomo. And we can see and appreciate the great sculpture realized by the artist, and this means the transformation, the metamorphosis between nature and the human shape. It's important to underline the capacity of the artist with her manuality to transform the material in a human shape, and this is a very modern concept about contemporary art. She took her inspiration by the land, by the sea, and by the sky overall. And this is how we can appreciate inside this exhibition this evening. Questa sera con noi l'artista Damaris Zentmeier dalla Svizzera, e le sue opere sono significative, le sue sculture sono importanti. Io passerei subito a fare una domanda alla nostra artista, che riguarda quindi l'importanza dei materiali impiegati. Also Damaris, wie wirklich sind die Material auf deine Skulpturen? Ich liebe dies dreidimensionale, diese weiche Material gibt mir Gefühl, was ich denke zum Reproduzieren in diese Skulpturen.
Ok, è molto importante per l'artista la tridimensionalità che viene data a queste sculture, il materiale che viene utilizzato, perché è un materiale naturale che l'artista prende sempre come modello di riferimento dall'ambiente, dalla terra, un Welt zu Erde. E quindi è importante questa contaminazione che l'artista riesce a restituire attraverso le opere, avendo come modello di riferimento il mondo che ci circonda. Bene, e so che deve fare dei ringraziamenti prima che chiudiamo con l'artista. Sì, ringraziamo naturalmente il padrone di casa, la galleria Il Collezionista, Roberto Giuliani, che come sempre ci ospita all'interno di questa prestigiosa sede a Roma. Siamo in Via Rasella, quindi a due passi dal centro, da Piazza Barberini. Eventi sempre di grande qualità per quanto riguarda mostre personali e collettive di artisti italiani e internazionali, quindi una presenza solida sul panorama internazionale italiano da oltre 25 anni. Yes, and this, in this world we can appreciate the complete process about metamorphosis from nature, from the material. The material employed is the yuta, and this yuta overall became a great shape of woman in a golden material. And it is important to underline how the material, so in this case the ceramic, is very important for this artist, Damaris Zeldmeier, and she used the ceramic as a very life material, like a material of everyday life. And this is disappear about the surface, the line, the light and shadow employed. And this is a very important process to contemporary art scene of today.